ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Spettinata, struccata, ho appena fatto la skin care, ho deciso di farvi un video, tanto siamo nel forno, c'è caldo ragazzi, io non mi trucco, se mi vedete un pochino sudacchiata perché ragazzi c'è caldo. Con grandissimo ritardo vi registro il video dei colpi di fulmine per quanto riguarda i prodotti skin care, body care e hair care. Sono in ritardo perché ovviamente sono andata in vacanza e non ho avuto tanto tempo di provare nuovi prodotti, però alcuni prodotti comunque mi hanno colpito particolarmente. Direi di cominciare subito, partirei subito dal corpo. In realtà vorrei partire dall'igienorale, che ho solo due prodotti. Allora, il primo prodotto è un dentifricio antimacchia intenso di Denivit Sbiancante Expert. Come potete vedere l'ho già terminato quasi. Sono 50 ml di prodotto. Sapete che io con i miei denti devo stare molto molto attenta per quanto riguarda i dentifrici sbiancanti, però questo mi ha sorpreso particolarmente perché non mi ha dato assolutamente fastidio alle gengive e anche ai denti. Qua dice due volte più efficace rimozione delle macchie, denti visibilmente più bianchi in soli 10 giorni. Efficacia sbiancante clinicamente testata, dentifricio quotidiano con fluoro. Delicato sui denti, delicato e delicato. Sapete che facendo la barista bevo 800.000 caffè al giorno, per fortuna soffrendo di pressione bassa la caffeina è la mia migliore amica e quindi il caffè macchia i denti. Ogni tanto utilizzo dentifrici sbiancanti proprio per andare a sbiancarli di un tono, diciamo. Non ho i denti già di mio gialli o comunque scuri, sono sempre stati molto molto bianchi, ovviamente poi in base al rossetto si evidenzia di più o di meno. Detto ciò, questo prodotto mi piace molto, ha una texture molto molto particolare perché sembra un dentifricio normale, però una volta che voi andate a spazzolare, bisogna spazzolare 30 secondi a lato, si trasforma in una specie di latte molto molto liquido, quindi bisogna stare attenti a non sbrodolarsi addosso quando lo andate a diciamo evacuare nel lavandino. Vedete proprio che è grigino, si vede proprio l'effetto sbiancante che è andato proprio a togliere il grigiore che avete sui denti. Si sciacqua molto molto facilmente, comunque lascia l'alito fresco e i denti visibilmente più bianchi, anche perché non posso neanche dirvi che è un effetto ottico perché il dentifricio è bianco. Se fosse stato nero sarebbe in quel caso un effetto ottico, perché ovviamente se mettete un prodotto nero sui denti, una volta che sciacquate vi sembrano più chiari. Questo invece col costante utilizzo ho visto proprio che dopo una settimana i denti erano visibilmente più bianchi. Ovviamente se volevo fare un trattamento urto l'ho fatto per una settimana intera e poi due volte alla settimana, non mi ha dato nessun fastidio, mi sono sorpresa avendo comunque i denti molto molto sensibili e delicati. L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è che ha il sapore di liquirizia, che io non tollero. Poi un altro prodotto che mi sta piacendo molto è il cocco colluttorio con l'olio di cocco xilitolo, 91% di origine naturale di Equilibra, delicato gusto di cocco senza alcol, saccarina e fluoro. 500 ml di prodotto, è un colluttorio comunque con un buonissimo INCI, chi sta attento all'INCI anche dei colluttori, soprattutto alla saccarina e zucchero. Mi sta piacendo moltissimo, devo dire che il sapore non è per niente buono, fortunatamente non sa di cocco perché secondo me sarebbe stato nauseante per me, però non sa neanche di menta che potrebbe darmi fastidio allo stomaco, sa di aloe di Equilibra, non so se avete presente quella da bere che è veramente una cosa improponibile come sapore, ho fatto veramente fatica a berlo quando l'ho utilizzato, però con il mix dell'olio 31 all'interno, sì l'olio 31 ce l'ho qua, con il mix di tea tree oil dà quella sferzata di sapore in bocca che ve lo fa comunque utilizzare con più piacere. Comunque non ha un buonissimo sapore, però devo dire che è passabile, mi piace molto perché mi dà l'idea di andare a disinfettare le gengive, me le va anche a lenire quando sono particolarmente irritato o arrossate e soprattutto non mi dà fastidio al palato se ho mangiato magari qualcosa di croccante che magari mi è andato a graffiare, quindi bruciacchia un po', me le va ad anestetizzare, quindi mi piace molto, mi trovo bene, fortunatamente dopo che lo sciacquo il sapore va via, non mi crea
comunque la nausea, non mi impasta la bocca, non me la secca, tuttavia mi piace moltissimo. Io ve lo consiglio, però se fate caso molto ai sapori, se vi aspettate il cocco, no, questo è un colluttore molto molto diverso, ma secondo me funziona molto perché grazie al tea tree che va a disinfettare e ad aloe che va comunque a lenire, io mi sono trovata molto bene e ve lo consiglio per questi motivi, non perché è il cocco, perché non sa di cocco. Poi andiamo avanti con il corpo, vi voglio promuovere questo bagno schiuma shower gel detox, che questo è proprio un colpo di fulmine, con i minerali marini e te matcha della linea Ecolactier. Sono 600 ml di prodotto vegano, non testato sugli animali, lo potete trovare sul sito Makeup. Questo marchio mi piace tantissimo perché ha veramente tantissime referenze, fa dei ottimi prodotti. Io mi ero innamorata dell'accostamento, delle profumazioni dei bagnoschiuma, infatti ne avevo preso 4 o 5, anche se sono giganti, io le adoro e poi sono unici bagnoschiuma che ho provato nella mia vita che all'interno contengono l'acqua infusa marina, l'estratto di camelia, tè matcha, moringa, contiene il magnesio, vitamina B5, vitamina B6, vitamina C. Cioè, tantissimi estratti per essere proprio un bagno doccia, anche il complesso marino, addirittura la niacinamide, quindi boh, sembra più un prodotto da trattamento, invece vi state lavando con un prodotto che ha degli attivi pazzeschi. La cosa che mi fa impazzire è che così si sente la profumazione di limone, non molto invadente, però un po' agrumata. La texture in gel, come potete vedere, non troppo corposa, ma neanche una texture che scivola. Fa tantissima schiuma, ma una schiuma delicatissima, morbidissima, soffice. Io l'avevo acquistato perché appunto mi piace la profumazione del mare, del matcha, invece su di me, allora da così vi ho detto che sa di limone, ma sul mio corpo con il mio pH sa di verbena e io impazzisco per la verbena, quindi è un prodotto super, ha un ottimo potere lavante con poco prodotto, come vi ho già detto fa tantissima schiuma e soprattutto non va a seccare né aggredire la pelle, ma la lascia morbidissima. Veramente 4 euro l'ho pagato, forse 5. Sì, è un po' caruccio come bagnoschiuma, ma ragazze, non è solo un bagnoschiuma, ma è un trattamento. Mi piace veramente tanto. Ho anche altre versioni, non vedo l'ora di provarle. Poi, un colpo di fulmine è stato anche olio doccia delicato per la detersione della cute, pelle secca e sensibile di Restivoil. Come potete vedere dall'ultima volta che ve l'ho mostrato, ho continuato ad utilizzarlo. Sono 400 ml di prodotto, il costo è 9,90 euro, c'è anche scritto qua in offerta, non in offerta 13,40 euro. Comunque, gli oli doccia da farmacia hanno sempre un prezzo un po' più alto, ma li vale tutti, perché se voi calcolate che acquistate 2-3 boccette di olio doccia da supermercato a 3 euro e passa, vi fate un boccettone di questo, perché comunque questo prodotto e anche questo prezzo si smaltisce tantissimo nel tempo. Perché vi dico questo? Io in passato avevo provato l'olio doccia di Eucerin, ma tanto tempo fa, quindi forse allora non avevo neanche non ci ho neanche fatto caso proprio al prodotto perché ero acerba, perché non ci facevo caso. Poi ero solo all'inizio della mia passione per gli oli doccia, poi ho utilizzato quelli del supermercato. Quando ho provato questo, ho capito perché si chiama olio doccia. Questo è proprio un vero olio doccia. Al primo posto contiene l'olio di soia, poi l'olio di girasole, profumo, acqua. È buonissimo, dice senza agenti schiumogeni aggressivi. È un vero e proprio olio quando lo applicate sulla pelle bagnata, mentre lo massaggiate si trasforma in una crema detergente, ma sentite proprio che è una crema unta, corposa. Una volta che andate a sciacquare fa schiuma, ma si trasforma anche in una sorta di latte che fa fatica a scendere se la sciacquate solo con il getto dell'acqua. Dovete proprio accompagnare il prodotto, ma ragazze, lascia una pelle pazzesca. Intanto si lava, però non è un bagno doccia da utilizzare se vi volete togliere la sporcizia della giornata. È più un prodotto da utilizzare magari più volte durante la giornata, se siete soliti a fare la doccia più volte proprio per togliere il sudore, perché è stra delicatissimo, ma lascia la pelle morbidissima. Qua dice idratazione 24 8 ore, scusate. Non so se dura 8 ore, ma ragazzi, è veramente, veramente idratante, lascia veramente la pelle morbida. L'unica cosa
e che ha una profumazione sgradevole, sa proprio di olio di soia, che non è che tutto sto granché. Qua dice idrata, protegge, io ve lo straconsiglio se fate la doccia molto molto spesso, se avete la pelle con dermatite secca che si squama, avete bisogno, scusatemi, un prodotto estremamente delicato, leggero, lavante, promossissimo. Ed è questo, penso che sia il primo vero olio doccia che abbia mai provato, perché quello di Eucerin non me lo ricordo, quelli da supermercato non hanno niente, niente a che vedere con questo prodotto. Ottimo, veramente, veramente ottimo. Poi per il corpo sto amando la combo di questa linea olio 31, per questo prima avevo detto olio 31 di Phytorelax, l'ho tenuta appositamente per agosto perché avevo il sentore che l'agosto sarebbe stato torrido ed è stato così. Questo è uno scrub salino balsamico e rivitalizzante con 31, con 31 erbe. Infatti all'interno contiene menta, tea tree, lavanda, timo, zenzero, tutte le piante aromatiche e balsamiche. Questo certificato IAB non è proprio economicissimo perché sono 500 grammi di prodotto e già così aprite e vi fa fresco, perché ha proprio il profumo dell'olio 31, non così forte come quello della Just, però si sente buonissimo. Io l'ho utilizzato parecchio e mi piace tantissimo come effetto esfoliante, pare uguale identico a quello di Equilibra, perché è bello salino, bello corposo, forse un pochino più asciutto rispetto a quello di Equilibra, quindi io lo vado sempre ad accompagnare sul corpo mentre lo massaggio, altrimenti mi casca. Svolge un'azione esfoliante atomica, perché veramente vi lascia la pelle levigata, compatta, tonica, rivitalizzata, e poi vi lascia questo film untuoso sul corpo che non è proprio una patina di olio che dovete togliere col bagnoschiuma, però quando lo sciacquate vedete le goccioline, se avete anche la pelle abbronzata vedete questa pelle liscia, luminosa, pazzesca. E la cosa bella è che non so che chi è come me che si fa la doccia calda anche d'estate, ecco io la faccio calda, sì ragazza la faccio calda, e quando utilizzo questo scrub, ragazzi, si sprigiona tutto questo profumo di olio 31 che sembra di essere in una sauna, cioè io esco, oltre ad essere pulita, profumata, con la pelle super levigata, super tonica, anche rinata, perché veramente va a rinfrescare, però non è un effetto freddo, è proprio un effetto aromaterapeutico, vi va proprio a dare una nuova energia, vi va proprio a sturare anche la sinusite, super super promosso, super super coccola. Anche se costicchia, ragazze, io lo ricomprerei, ed è stato un prodotto scoperta. E poi mi trovo molto bene anche con la crema ricca massaggio balsamica e tonificante, sempre della stessa linea. Una crema, qua dice ricca, io non la trovo ricca, io la trovo perfetta per questa stagione, perché come potete vedere sembra utilizzata poco, ma ne basta poco perché fa fascia bianca come tutte le creme di Phytorelax e creme biologiche. Però è una crema molto molto leggera, molto fluida, e se ne applicate poco alla volta si assorbe quasi subito e vi lascia questa pelle molto molto idratata. Non la trovo una crema nutriente che va a elasticizzare, che va a compattare, ma vi dà una buona idratazione e vi rinfresca anche. Vi rinfresca perché ha una texture leggera che quando va a rottura è quasi acquosa, quindi è già quello il primo step della freschezza, e poi con questo profumo vi dà una nuova energia, una nuova sferzata. Io lo adoro e ripeto, questa crema mi piace tantissimo, ve la consiglio soprattutto se amate queste profumazioni. Per quanto riguarda i capelli, vi voglio rifarvi vedere questi due prodotti super super low cost, balsamo e mousse sotto la doccia di Pantel per capelli normali e balsamo e mousse rigenera e protegge per capelli grassi e danneggiati di Pantel. Questo lo conosco benissimo perché l'avevo acquistato e utilizzato al mare, è un balsamo e mousse che va applicato sulla cute e sulle lunghezze dopo aver fatto lo shampoo, non è un prodotto che vada a appesantire assolutamente, basta quei pochi secondi che il cuoio capelluto assorba la schiuma, lo sciacquate e vi fa i capelli pazzeschi, morbidissimi, soffici, profumati, lucenti, leggeri, e non va assolutamente né a appesantire né a sporcare i capelli. Col fatto che l'ho applicata anche sulla cute vi agevola tantissimo ad andare a districare i capelli, tuttavia non è un prodotto super mega iper districante, quindi se avete i capelli ricci che si infrognano tantissimo questo non vi fa niente.
però vi dà già un primo step di striccaggio dopo necessità di una maschera. Trovo che sia un prodotto idratante, adattissimo per l'estate, adattissimo per i lavaggi frequenti e mi piace molto perché non va assolutamente a sporcare i capelli tra un lavaggio e l'altro. Questo che ho acquistato di recente e l'ho provato mi piace ancora di più, anche se per la mia cute e per i miei capelli è un po' pochino, nel senso che lo trovo sempre leggero sulla cute, lo trovo leggermente idratante sulle lunghezze, non va ad appesantire, non va a sporcare, ma questo essendo adatto per capelli grassi, per la cute grassa, è un po' più, non dico disseccante, ma quasi un po' più purificante. Infatti, quando utilizzo questo prodotto, ragazze, l'ultima volta che l'ho utilizzato, i capelli mi sono durati una settimana puliti, cioè se io li lavo 2 volte alla settimana, durante la settimana, perché comunque dopo un po' li devo lavare se ho sudato, eccetera. Con questo mi ha lasciato proprio la cute fresca, purificata e pulita per una settimana intera. Le lunghezze pativano un po' di idratazione, infatti erano belli secchini, ma la cute, ragazza, stava benissimo, cioè non mi ha creato né prurito né desquamazione e mi ha lasciato i capelli puliti per lungo. Quindi ve lo straconsiglio se avete i capelli che hanno un eccesso di sebo, come balsamo estivo, leggero, pratico sotto la doccia, perché questo è proprio una mousse. Poi, sempre per quanto riguarda il viso, vi voglio promuovere questo prodottino che mi piace tanto. È Easy Gel Strisce Depilatore pelle liscia fino a 24-28 giorni per pelli normali per il viso della Vette. Sono delle strisce depilatore classiche che vanno utilizzate appunto sul viso, se vi fate i baffetti, se vi fate le sopracciglia. Io perché vi promuovo queste in particolare? Perché io quando mi faccio le sopracciglia, soprattutto per togliermi il portone qua e farmi i baffetti, che ne ho pochi, ma quelli che vedo mi infastidiscono, ogni volta che li faccio mi escono tutti i puntini, proprio come irritazione. E ne ho provati di tantissime marche, ma penso di averle provate quasi tutte. La stessa cosa mi capita anche qua in mezzo, qua proprio mi escono i puntini come se fosse un'irritazione proprio, perché ho la pelle proprio delicata. Ho voluto provare questi e, ragazze, sono ottimi. Innanzitutto non vanno scaldate come le altre, quando le comprate dovete scaldarli sul palmo della mano, eccetera, eccetera. Questi li potete utilizzare, diciamo, a freddo, li applicate. Ovviamente se siete sensibili alla ceretta non posso dirvi che questi non fanno male. A me non fanno male, io non ho una soglia di dolore particolare per quanto riguarda la depilazione con la cera. E quindi sì, c'è un piccolo fastidio, però nulla di che. La cosa che mi ha sorpreso è che oltre ad essere efficace a togliere tutti i peli, anche i peli più piccoli, non mi ha fatto incarnare nessun pelo e soprattutto non mi ha fatto assolutamente uscire dell'irritazione, quindi quei puntini rossi che di solito mi escono ma in giro di 2 ore. Io li ho fatti 2 o 3 giorni fa e devo dire che non mi è uscito niente. Mi sono trovata molto molto bene e sono sicuramente adatti per una pelle extra extra sensibile. Quindi se avete lo stesso mio problema, io ve lo stra consiglio. Poi passiamo al viso, ragazze, velocemente. Il primo prodotto super super promosso è il gel doccia idratante che si può utilizzare per viso, corpo e capelli di Aderma, con all'interno le proteine dell'avena. E senza sapone sono 500 ml di prodotto. Perché ve l'ho messo nella categoria viso? Perché come bagno doccia è molto molto delicato, quindi anche questo è adatto per i lavaggi frequenti durante la giornata per non andare a stressare la pelle. Aiaia, gatto! Per lavare i capelli no, perché fa veramente molta molta fatica, soprattutto se avete messo l'olio o qualche protezione sui capelli. Io l'ho portato per utilizzarlo al mare come un prodotto unico, ma sui capelli fa veramente fatica. Sul viso, ragazzi, invece mi ha sorpreso e mi fa impazzire tuttora. Partiamo dal profumo che è delicatissimo, sa proprio di bambino, leggermente dolce ma non stucchevole. Ha una texture crema gel, perché non è trasparente come il gel, ma non è neanche corposa come una crema. E ragazze, sul viso è pazzesco, fa pochissima schiuma, deterge molto molto bene. Ovviamente anche la sua detersione, cioè non è un prodotto pensato per andare a struccare il viso, è una detersione più che altro mattutina. È delicatissimo, addolcente, super super lenitivo, lascia proprio la pelle ammorbidita. Questo potere ammorbidente che mi ha fatto veramente sconvolgere. Una volta che sciacquo il viso, continuo a toccarmelo perché è veramente bellissimo. Sembra proprio un quelletto di un bambino, quindi super delicato,
pulente per quanto riguarda la pulizia mattutina, per nulla aggressivo, lenitivo, addolcente, ottimo. Lo consiglio se avete dei bambini da utilizzare anche per lavare la testolina, i capelli, ma anche tutto il corpo. Ma se vi volete una coccola, se non vi piace cambiare spesso i detergenti, comprate questo boccettone da 500 ml, vi dura un'eternità, ha un profumo buonissimo, delicatissimo, il prodotto è veramente super super affine alla nostra barriera cutanea, non va a seccare, non va a tirare, ottimo. Tra l'altro questa è la versione con 93% di ingredienti naturali, io l'ho pagato sotto 10 euro, però se lo utilizzate ragazzi per il viso sono 500 ml, ecco. Poi tonici, un prodotto che mi piace tantissimo è la lozione tonificante detox, rinfresca e illumina l'incarnato con pompelmo di Nectar of Bio. Questo l'avevo trovato in un Carrefour al mare, certificato EcoCert, sono 200 ml di prodotto, è un tonico di cui vi hanno già parlato anche su Instagram, che mi piace molto, lo trovo, trovo che sia un prodotto tonificante, rinvigorente, leggermente purificante, astringente. La luminosità non si vede istantaneamente, però ovviamente più lo utilizzate più va a restringere il pore, a perfezionare la pelle, più la pelle sembra uniforme e luminosa. A me sta piacendo tantissimo, pur avendo l'alcol comunque nell'ince non mi ha dato per niente fastidio, quindi mi sento di promuoverlo soprattutto per il piccolo prezzo che ha, perché l'ho pagato 2,50 euro per 200 ml, soprattutto perché pur essendo un prodotto bio, e voi sapete che io con i prodotti bio devo stare attenti, l'ho trovato delicato e non irritante, quindi super super promosso, non è eccessivamente idratante ma neanche eccessivamente purificante, quindi adatto per questa stagione dove bisogna andare proprio a bilanciare la pelle con questo caldo, il sudore eccetera. Un tonico super super particolarissimo che vi ho fatto vedere in una diretta su Instagram è questo tonico al caviale di Too Cool for School, e voi mi chiederete: ma non è un tonico, è una mousse per il viso? Esattamente, è un tonico in mousse, però non è un detergente. Vi sembra poco utilizzato, ma ragazze, se calcolate le pushate, basta veramente poco prodotto. È un prodotto particolarissimo perché all'interno contiene ben 6 pesi molecolari di acido ialuronico e contiene il caviale di lime, che è un frutto molto molto costoso, molto molto pregiato australiano, che costa veramente tantissimo ed è uno dei frutti più ricchi di antiossidanti e vitamina C, e infatti questo è un prodotto che, pur avendo la scomodità dell'applicazione inusuale, perché comunque una mousse sul viso vi vuole dire sciacquarlo perché vi state massaggiando la schiuma, una volta che si assorbe va subito a idratare, a rimpolpare la pelle e ve la illumina tanto, ma veramente tanto. Si vede subito l'effetto dopo 2 applicazioni proprio dell'effetto uniformante e illuminante, quindi per me è super, ve lo stra promuovo. Tra l'altro qua dice proprio 55% di infuso di caviale di limone, 9 vitamine e acido ialuronico, ottimo. Questo è un prodotto che potete trovare su Make Up, costa sui 24 euro, però se pensate alla quantità di utilizzo e alla durata è un investimento che vi consiglio. Ovviamente se avete una pelle secca normale lo potete utilizzare anche se avete una pelle mista, ma dopo questo sicuramente con la pelle mista non utilizzerete più niente, perché è bello ricco, è quasi elasticizzante, cioè lascia proprio la pelle liscia, luminosa, levigata, ottimo. È stata una super super scoperta. E poi 2 super super scoperte sono 2 sieri per il viso, uno una novità per me perché è già da un po' che circola la sua fama, e l'altro è veramente una scoperta che avevo fatto al Sana. Allora, il primo è una mini taglia, ma sicuramente andrò a riacquistare il maxi formato da 75 ml, il mini era l'89 di Vichy. Non ho neanche la scatola per dirvi che cosa contiene, ma sicuramente anche voi sapete a memoria questo prodotto. È un acido ialuronico con 89 minerali dati dall'acqua termale di Vichy, mi piace moltissimo. Ha una texture leggerissima, non è acquosa, è proprio
ricca d'acqua, una volta che la stendete sul viso si assorbe subito, non lascia nessun effetto appiccicoso, sentite subito la pelle più idratata, più rimpolpata e più rinfrescata, proprio è come dare un bicchiere d'acqua da bere alla pelle. Non lo trovo eccessivamente idratante, ma devo dire che mi piace moltissimo come base per tutti gli altri sieri oppure da miscelare con un olietto. Questo per esempio è il siero Sole e Mare di Casa Mencarelli. Si chiama siero, ma in realtà è un mix di oliette. All'interno troviamo l'olio di olivello spinoso, quindi l'olio ricchissimo di beta carotene e vitamina C, è un potentissimo rigenerante, l'olio di vitis vinifera, che anche questo è un olio antiossidante potentissimo, troviamo anche l'olio di melagrano. È buonissimo, mi piace moltissimo perché lì per sé è un olio molto molto leggero che si presta benissimo da utilizzare in estate per chi ama gli oli. Infatti si chiama Sole e Mare perché è indicato proprio da utilizzare come una cura rigenerante post esposizione solare, quando la pelle è particolarmente secca, disidratata, stressata. Questo è un ottimo lieto, ovviamente va abbinato sempre con un acido ialuronico per smorzare la sontuosità. Ne bastano poche gocce e ragazze, vi va a nutrire, elasticizzare, rinnovare la pelle, soprattutto se ce l'avete irritata o scottata, ma soprattutto vi illumina tantissimo, ma tantissimo. Io quando utilizzo questa combo, io solitamente la utilizzo la sera, ho una pelle super super luminosa perché appunto l'olivello spinoso è proprio ricco di vitamina C e la vitamina C sulla pelle la va proprio a rigenerare, ve la va a illuminare, ve la va quasi a perfezionare, e questa combo è pazzesca. Ovviamente se vi piacciono gli oli, se andate d'accordo con gli oli d'estate, questa è una combo stupenda. E niente ragazze, io ho finito, scusate se sono andata poi veloce, mi sto sciogliendo poi con queste luci, perché davanti alla finestra non ci penso proprio a mettermi, muoio. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao.